hai di solito fatto, ci ha provato anche quel secondo tempo. Grazie, molto gentile. No, quelli sono. No, quelli sono colpi che vengono istintivamente. Se ci pensavo sicuramente non l'avrei fatto. Quindi sono contento per il gol, ma come ho detto già prima, era importante vincere, era importante portare a casa i 3 punti. No, è stato bravo Dino Fava che li ha tenuti, quindi merito anche in parte a lui. Sì, è stato intelligente, insomma, però questo è il calcio, insomma. Contro il Bassano mi sembra, anche lì valsero i 3 punti. Sono colpi, diciamo, che, come ho detto prima, che uno non studia, sono cose che l'istinto ti fa fare, insomma. C'erano i miei genitori, sono contento anche per loro, però il gol va soprattutto a Criscuolo, il mister in seconda, che ha perso il padre in settimana, quindi tutta la squadra era convinta di vincere e dedicargli la vittoria, insomma, e quindi il gol va a lui. Io mi trovo bene da esterno perché, come ho detto la scorsa volta, ho sempre la possibilità di puntare l'uomo, di essere in zona offensiva. È naturale che quel ruolo richiede anche più sacrificio, però lo sto facendo con voglia e mi sta piacendo molto, devo essere sincero. Noi cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco. Sul nostro campo non è facilissimo perché il Manterboso non è dei migliori, però come il mister vuole cerchiamo sempre di imporlo. Ci sono stati qualche errore di tecnico, però secondo me abbiamo fatto la partita e quando nel momento che c'era da soffrire abbiamo sofferto bene. Ho visto una squadra compatta e vogliosa di raggiungere il risultato, che erano i 3 punti. Il Prato è una squadra forte, come tutte le squadre che stiamo affrontando. Noi prepariamo la partita in settimana, quindi vedremo col mister tutti i punti deboli e cercheremo di imporre il nostro gioco anche lì. Il risultato secondo me è giusto perché, ripeto, abbiamo secondo me avuto più azioni da gol, nonostante loro poi verso il secondo tempo ci hanno un po' chiusi lì, però erano palle lunghe sulle 2 punte centrali alte. Sì, che non facevano molto male, quindi penso che il risultato sia giusto.